E poi mettiamo il ciabattone ninja. Non so se hai capito, zio. Mica stiamo a pocciacchi, io. Ciao bellissimi, ma salve, ma bentornati. Il microfono stavo controllando che fosse acceso perché a volte mi scordo. Ma sì, è acceso e questo è Electric. Biribiribibi. Oggi siamo qui perché, come avete visto sul titolo, anche oggi facciamo tre anime. Tre, mica uno, mica due. Tre, oh, ma tre sono tanti, oh. Tre anime e un disegno, ok? E quindi sono tornato sul mio Instagram per vedere i suggerimenti che ci sono stati. E tra questi spicca, senza ombra di dubbio, Tokyo Ghoul. Spicca tantissimo, sempre questo Tokyo Ghoul ovunque, porca miseria, ce l'ha fatto Tokyo Ghoul, allora va bene, ho detto. E vediamo sto Tokyo Ghoul. Ovviamente prendiamo Kaneki, che insomma è uno dei personaggi principali, io che ne so, mica l'ho visto. Abbiamo una foto a corpo intero del signor Kaneki. Sembra di no, ma quello che a me interessa è la maschera, penso. I capelli, l'occhio, eccetera, un po'. Non è che abbia dei abiti così riconoscibili, è semplicemente vestito di nero normalmente. È una persona a cui piace il nero, perché il nero si sa sfina, quindi qui mettiamo questa bella immagine del signor Kaneki, Kaneki Bonboy, qui, eccolo qua. Spicca anche Naruto, focca miseria, spicca anche il signor Naruto Bonboy. Affinché il disegno venga più carino e divertente, prenderò il Naruto bambino, perché è la mia serie di Naruto preferita, e la prima ovviamente. È molto più incentrata sulla spiegazione di determinati valori piuttosto che su robe fighe e fighette, da fighette appunto. Che altro abbiamo qui su Instagram? Sword Art Online, chissà cosa potrebbe venire fuori con Kirito. In questa si vedono bene le spade, che probabilmente utilizzerò e farò, quindi sì, prendiamo lui. Adesso bando alle bande con i trombettisti di cui non ce ne frega niente, iniziamo. Allora, dobbiamo decidere innanzitutto se fare un bambino tipo stile Naruto o una persona adulta, insomma. Quindi per ora mi tengo abbastanza con le proporzioni belle grandi, insomma, per fare un bel bambino. Perché potrebbe essere carino un Naruto, cioè grandezza Naruto piccolo, con maschera di Kaneki, spade, vestiti, sword art, non lo so ancora cosa verrà fuori. Ho stabilito la posa, ho preso un'altra immagine di Kaneki perché vorrei aggiungere i suoi tentacoli dietro questo personaggio, quindi volevo vederli un po' meglio. Secondo me così non è male. Qui andiamo ad aggiungere una spada di Kirito, Kirito Bonboy, e qui vedo non benissimo, ma ci provo. Iniziamo ad aggiungere gli occhi e qualcosetta. Quindi adesso sto aggiungendo la maschera di Kaneki. Si sarà ispirato ai Slipknot. Sapete chi sono gli Slipknot? È un gruppo molto tosto. Sopra la maschera ovviamente avrà un bel coprifronte, col segno della foglia probabilmente marchiato perché è un disertore, è un traditore della foglia, il villaggio del fuoco. Non so se hai capito, zio, mica stiamo a pocciacqui, oh. Mica riesco a vedere qui come cacchio è fatta quella maschera. Che c'ha una banda, ok, tipo una pezza. E quindi andiamo a lavorare con il giacchetto alla Kirito che si è mischiato alla tuta di Naruto, praticamente. Com'è? Vi piaciucchia, eh? Vi piace già un pochino, lo so che vi piace, eh? Non mi prendete in giro. Qui alla tuta di Kirito improvvisamente parte un risvoltone, signori. Un signor risvoltone, ma come mai un signor risvoltone così pesante? Beh, perché sto guardando Naruto adesso. In poche parole sto mischiando le cose che vedo, degli elementi, dei personaggi, insomma, che abbiamo scelto. Adesso stavo guardando Naruto, visto che c'ha questo risvoltone assurdo. Altro il risvoltino, che adesso va tanto risvoltino. No, Naruto ci ha capito tutto, qui va il risvoltone. Deve lasciare la caviglia scoperta, la paura, e poi mettiamo il ciabattone ninja. Non so se hai capito, zio. Mica stiamo a pocciacqui, oh. E qui adesso andiamo a ripassare perché non voglio perderci troppo tempo, come sempre, perché ultimamente mi dedico troppo allo schizzo, quando già potrebbe essere facilmente inchiostrabile. E quando mi dedico troppo allo schizzo, succede che disegno per 50 minuti soltanto lo schizzo.
e abbiamo inchiostrato solo la faccia fino adesso, ci ho messo all'incirca 7 minuti, che sono troppi per una faccia, e sta maschera di Kaneki che mi rallenta, Cristo, ma almeno il peggio è andato. I denti li farò direttamente col colore perché non voglio riempire troppo di nero quella zona. Devo dire che questi disegni mi aiutano davvero molto a esercitarmi proprio nel fare cose fighe, si spera siano fighe, poi direte anche voi, in breve tempo, nel senso che ho un tempo limite che all'incirca è un'ora, un'ora e mezza, che è anche troppo, però va bene, in cui devo tirare fuori qualcosa, anche di bello da vedere, insomma, non voglio postare su Instagram una porcata, e più che su Instagram non voglio fare un video che non si dica, oh mio Dio, Peo, ma che figata è, oh, ma che sta scherzando, ma tu hai fatto sto misto Kaneki, Naruto, Sword Art Online, che fa paura, oh, fa paura, è quello che aiuta la mia autostima. Ok, ci mancano solo i tentacolini. Facciamo questi bei tentacolini. Oh, Cristoforo, ci siamo! Ci siamo, signori! Possiamo passare finalmente al colore. Quanto tempo ci abbiamo messo? 45 minuti, migliorato rispetto all'ultima volta, perché l'ultima volta, per fare quel One Punch Zoro qualcosa man, insomma, ci abbiamo messo circa un'ora per inchiostrare. E l'importante è vedere miglioramenti, in questo caso nella velocità. Beh, il colore più abbondante qui è sicuramente quasi un nero scuro, quindi lavoreremo su quello. Non è proprio un nero nero, ma è il tono che terrà tutto. Adesso andiamo a colorare tutte le cose del rispettivo colore, a fare i riempimenti. Quindi abbiamo il color pelle. Sapete qual è il color pelle? È la pelle, no? La pelle. Io ce l'ho un po' più scura, c'è chi ce l'ha più chiara, c'è chi ce l'ha ancora più scura, c'è chi ce l'ha più giallina, c'è chi sti cazzi, ma va bene. Meno male che non c'è Frank quando faccio questi video, così posso trovare un po' di pace ogni tanto, visto che già mi rovina la vita quando faccio gli altri video. E lo so, Frank è un macello, cioè proprio lasciatelo perdere, perché Frank è un macello, sai cos'è un macello? È quello che è Frank, un macello. Eccolo qui, finalmente finito, 1 ora e 20, quindi siamo nella media. Focca miseria, perché poi nel colore ci perdo un sacco di tempo, per voi sarà stato davvero poco, avrò velocizzato a 10.000, non lo so. Ma ecco, un gran bel lavoro, devo dire. Abbiamo Naruto che in poche parole fa un cosplay di Kaneki e Kirito. Cioè, è come One Punch Man, era indeciso, non so da cosa travestirmi. E si è travestito da due personaggi dei suoi anime preferiti, probabilmente, perché Naruto ama Tokyo Ghoul, ama Sword Art Online nella sua smilosità, e soprattutto ama il fatto che si pomisci esplicitamente in un anime, perché non capita spesso, invece su Sword Art Online si pomice come?
si sottointende anche il sesso, eh. Mica stavamo a pucciarti, io. Beh, io spero che questo disegno vi sia piaciuto, ma soprattutto questo video. E se così è stato, miei cari signori, se così è stato, beh, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Sempre ricordando che siete con il vostro caro Spider-Man di quartiere, o meglio, disegnatore di quartiere. Sì, Electric.